Quando si esce in volo, si entra in un'altra dimensione. È come se il nostro spirito si stacca dal corpo, perché vai ad assaporare qualsiasi cosa che ti offre la natura, ma hai anche una pace interiore spettacolare. Vedere l'Oltrepò Pavese dall'alto è un'esperienza che io consiglio davvero a tutti. Noi abbiamo uno zaino che pesa tra i 10 e i 15 kg in media, e portiamo sulle nostre spalle e arriviamo in decollo, apriamo la nostra vela e abbiamo le nostre ali. Qui ci troviamo a Cadelmonte, che è una località nel comune di Cecima, in Oltrepò Pavese. Questa è la sede del nostro club, il club si chiama Le Poiane d'Oltrepò. Ha preso questo nome proprio per gli animali che frequentano le nostre zone, le poiane, che sul nostro territorio si trovano in gran numero. Siamo un club composto da circa 80 soci. Per arrivare a volare dobbiamo frequentare una scuola. Il corso dura un anno più o meno. Richiede tempo, molta pratica e moltissima costanza. Noi stiamo facendo di tutto per promuovere il parapendio in Oltrepò, creando degli eventi, andando nei comuni, facendoci conoscere, insomma, facendo vedere che è uno sport accessibile a tutti. Sono stata molto colpita dal progetto e molto entusiasta perché ho sempre tenuto molto a questo territorio e quindi quando si fanno delle azioni concrete credo che valga la pena davvero seguirle e dare il proprio contributo. Ci troviamo all'inizio della Via del Sale a Varzi, che è questo bellissimo percorso che collega Varzi e quindi la pianura padana con il mare. Oltrepò Trail nasce per incentivare le persone a fruire del territorio in una modalità un pochino inusuale, che è la corsa in montagna. Ci siamo resi conto negli anni che il nostro territorio è stupendo per chi ha voglia di praticare questo tipo di attività outdoor, offre una biodiversità incredibile e quindi un corridore può trovare sempre stimoli nuovi. Le attività che proponiamo noi sono l'Academy, che è la nostra scuola di trail running, che si propone di portare dei normali corridori stradali a diventare dei praticanti di trail running capaci e consapevoli. Abbiamo anche dei corsi dedicati a chi proprio non ha mai fatto un passo di corsa. Io mi occupo anche di Nordic Walking per chi non ha le capacità o il desiderio di correre, che è una modalità più lenta e più legata alla postura. È stata proprio la biodiversità a dare vita a quest'idea, perché in Oltrepò si riesce ad affrontare qualsiasi condizione che poi ci si trova ad affrontare nelle varie gare di trail running. E quindi questo ci ha dato l'idea di accompagnare i normali corridori stradali ad affrontare in maniera protetta e controllata tutte le varie situazioni che poi potrebbe affrontare eventualmente in gara o nella pratica del trail running. Siamo a Torre degli Alberi, che è nel comune di Ruino. Siamo a circa 500 metri d'altezza e quindi probabilmente una delle vigne più alte di tutto l'Oltrepò Pavese. Noi siamo un'azienda specializzata in spumanti. Il progetto Vino 2.0 è promosso dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente in collaborazione con l'Oltrepò Biodiverso. È un progetto volto a tutelare la biodiversità nei vigneti dell'Oltrepò Pavese. Per tutelare la biodiversità, in particolare si monitorano le farfalle e alcune specie di uccelli. Per quindi favorirne poi la loro diffusione è importante mantenere delle aree di prato che non vengono mai sfalciate, mantenere delle aree di terra nuda in cui, dove gli uccelli possano andare a nutrirsi, e mantenere delle zone ad arbusto molto importanti soprattutto per la nidificazione e poi comunque cercare di limitare il più possibile i trattamenti chimici in azienda. La nostra è una vigna biologica, quindi non si usano nient'altro che rame e zolfo. Vengono fatti poi dei monitoraggi per vedere anche valutare come cambia la biodiversità di alcune specie target lungo tutto l'arco del progetto. Le
Le aziende che partecipano a questo progetto si contraddistinguono per un logo, che è un uccellino a forma di grappolo d'uva. La partecipazione al progetto ha sicuramente un'importanza dal punto di vista diciamo di turistico e di farsi conoscere per quello che è una caratteristica del nostro territorio, che è una delle zone con una biodiversità maggiore d'Italia ed Europa. Anche per quanto riguarda le farfalle ce n'è una quantità anche lì sorprendente rispetto a tutta Europa. Nell'area in cui siamo, l'Oltre Po Pavese, è presente una ricchissima biodiversità. In particolare in questa biodiversità spiccano per numero e qualità, se vogliamo, le farfalle. Per numero dicevo perché abbiamo una comunità di farfalle che supera le 120 specie. È un numero che la dice da sé se lo paragoniamo per esempio alle 56 specie della Gran Bretagna. Insomma è molto ricco a livello europeo continentale questo territorio. Proprio per questo motivo nell'ambito del progetto Oltre Po Biodiverso, nel programma Attivare, sono stati individuati 6 siti di particolare pregio in cui sono stati realizzati dei sentieri proprio per aiutare il visitatore ad apprezzare queste farfalle, osservando e leggendo i pannelli informativi che li accompagnano lungo il percorso. L'attività che ha promosso il progetto Oltre Po Biodiverso apre un po' la strada a quella che può essere una risorsa importante nell'ambito dell'ecoturismo, ovvero il Butterfly Watch. Butterfly watching, l'osservazione delle farfalle, quindi è un'attività che è davvero aperta a tutti. Famiglie, anziani, giovani, si scelgono delle belle giornate assolate, altrimenti le farfalle non le troviamo. Oltre proprio diverso può essere la scintilla che apre delle nuove opportunità ecoturistiche e di valorizzazione e poi, cosa molto importante, conservazione tramite la valorizzazione di questi sentieri, di queste aree e di questa ricchezza straordinaria, le farfalle. Quest'Italia.